Andrà in onda tra poco su Rete 4 la replica del documentario che ho girato in Libano nei giorni di Pasqua con le forze militari italiane. Ha avuto un notevole interesse questo documentario, segno che c'era forse necessità di dare un'occhiata da vicino, di cogliere dal vivo quali sono le sensazioni, le impressioni, il tipo di vita dei ragazzi 2000 che noi abbiamo oggi in Medio Oriente. Mi è parso anche interessante far precedere questa replica, che avrà davanti ai televisori numerosissime famiglie di questi 2000 uomini, di una prefazione, avere cioè una prefazione del ministro della difesa, Lelio Lagorio. Io volevo dire al ministro, è la prima volta in fondo dopo 40 anni che dei giovani italiani prestano servizio militare al di fuori dei confini della Repubblica. È un fatto che lei considera eccezionale o che in futuro dovremo abituarci a considerare abbastanza solito? Eccezionale no, perché come lei ha ricordato in questi 40 anni l'Italia repubblicana e pacifica è stata presente molte volte in iniziative internazionali di pace, però mai in una quantità come adesso nel Libano. 2000 soldati, una mezza brigata sono molti. Lei pensa che questa quantità è destinata ad aumentare o diminuire? Il governo libanese chiede che aumenti, lo chiede a noi, ai francesi e agli americani. Il problema è sotto studio, si tratterà di vedere se è possibile farlo e in che condizioni farlo. Per adesso è prematuro dare qualsiasi risposta. Lei pensa che staremo ancora molto in Libano? Qual è la sua sensazione di ministro della difesa? Ma siamo andati in Libano per volontà del Parlamento con due scopi. Stabilire un cordone di forze fra i combattenti perché cessassero i massacri, proteggere la popolazione civile e consentire allo Stato libanese di rinascere, di ricostituirsi, di ripristinare la sua autorità su tutto il territorio. E questo processo, questo secondo processo può essere abbastanza lungo, quindi è difficile fare una previsione di quanto potrà durare la nostra missione nel Libano. La presenza italiana in questo momento accanto a quella francese, a quella americana, quella inglese, può consentirci di parlare di una nuova politica di pace? Si parla molto di pace in questo periodo, nel settore così inquieto del mondo. La missione italiana nel Libano, che si è svolta in due fasi, è ispirata soltanto alla volontà di ripristinare la pace. Si poteva farlo con una spedizione militare e siamo andati nel Libano non per aprirci la strada a cannonate, ma per dividere i contendenti e impedire che ci fossero dei massacri. È il segno che in Europa e nei paesi occidentali si ritiene che la forza armata può essere utilizzata anche per compiti di pace. Mi pare che questo sia il risultato più importante e qualche cosa si comincia a vedere. Anche il Libano, la prospettiva del Libano è una prospettiva di calma, e se il Libano si calma anche il Medio Oriente, e se si calma il Medio Oriente anche il Mediterraneo diventa più sicuro, e se il Mediterraneo diventa più sicuro, io penso anche il popolo italiano può tirare un sospiro di sollievo. In un certo senso quindi i nostri militari difendono la pace non soltanto del Libano ma di tutti noi. Gli italiani in Libano sono intervenuti per proteggere il Libano, per proteggere la gente che vive nel Libano, per impedire la guerra nel Libano, ma di riflesso agiscono anche nell'interesse diretto del nostro paese. Signor Ministro, ho detto che numerose famiglie in questo momento sono all'ascolto. Credo che il Ministro della Difesa abbia rare occasioni di parlare con le famiglie, con la gente a tu per tu. Alla famiglia del militare in Medio Oriente, che cosa intende dire in questo momento? I familiari dei nostri soldati nel Libano, io penso che tutto il paese in questo momento dice grazie per la forza d'animo con la quale stanno superando questa difficile prova. A queste nostre famiglie possiamo dire che il Ministero della Difesa e i comandi superiori delle forze armate stanno facendo tutto quanto sta in noi perché sia garantito il massimo di sicurezza ai nostri soldati. Vogliamo che tutti i nostri uomini ritornino in Italia sani, salvi, fieri di aver compiuto una missione di pace importante per
per il nostro paese. Lei ha parlato ai parenti, signor Ministro. Domani queste nostre immagini saranno proiettate a Beirut. Le vedranno quindi i soldati. Mi sembra giusto chiedere al Ministro della Difesa di dire qualche cosa a questi uomini. Figlioli, l'Italia vi ringrazia per quello che fate. Col vostro comportamento, con l'alta civiltà che esprimete, uomini di cuore e bravi soldati, voi state facendo in modo che l'immagine del nostro paese nel mondo va crescendo, e questo è un fatto molto positivo. Stiamo pagando un prezzo molto alto nel Libano. Il fante di Marina Filippo Montesi è caduto. 3 sono i feriti gravi, altri soldati sono stati colpiti. Tutto questo ci pesa e ci tormenta. Però possiamo dire una cosa: nel Libano la pace, quando verrà, anche per questo avrà un nome italiano. Mirko, vorrei dirti solo 2 parole. Senti la mia mancanza come io sento la tua. Appena puoi scrivimi oppure telefonami. Massimiliano, stai attento. Apri gli occhi e cerca di tornare a casa tutto intero come sei partito. Ciao Attilio, come stai? Ti vogliamo tutti bene e siamo tutti vicini a te. Ciao. Massimiliano, ciao, stai bene. Torna presto, vorrei che tu potessi tornare a casa già domani. Ciao. Ciao Stefano, come stai? Perché non scrivi? Ho ricevuto solo una lettera in un mese. Come mai? Un saluto caro da tuo fratello Davide e forza Milan. Hola mio fratello, sì, ci scrive, ci telefona, ma non so come sta realmente. Spero che stia bene. Poi almeno fatelo sapere a tutta l'opinione pubblica che i ragazzi che avete mandato non sono volontari. Ce ne sono, ma come mio figlio e tanti altri, non sono volontari. Noi stiamo vivendo il terrore per la paura di questi ragazzi, di quello che è successo. Almeno teneteci un po' informati. Mi sembra... non lo so. Non so più cosa devo dire. Buonasera. Benvenuto signor Torto. Grazie capitano, un po' di ritardo ma non è colpa mia. No, ma non fa nulla. Grazie. Si va. Qual è il suo nome capitano? Sono capitano Cantatore. Di dove? Sono di Bari. Da quanto tempo? Qua. Beh, in Libano da 4 anni quasi. 4 anni, è una bella esperienza qui. Direi di sì, eccezionale. La situazione in questi giorni com'è in città? È calma in questi giorni. Finora abbiamo avuto un pre-Pasqua estremamente tranquillo. In tutto il Libano o soltanto a Beirut? No, solo in Libano. Ci sono stati dei problemi, ma a Tripoli, al di fuori di Beirut, molto a nord di Beirut. A quanto ammonta la forza italiana qui in questo momento? Oggi siamo 1987. E ci sono anche altre nazioni rappresentate, quali? Certo, gli Stati Uniti, la Francia e l'Inghilterra. Abbiamo una parità di uomini o loro ne hanno di più, noi di meno o viceversa? No, direi che attualmente il contingente italiano e il contingente francese si equivalgono, sono più o meno 2000 uomini, 1200 sono i Marines e gli inglesi solo un centinaio. I rapporti con la popolazione? Splendidi, ci amano molto, siamo molto ben visti. Una domanda che mi hanno fatto in Italia, mediamente un militare italiano, quanto guadagna qui a Beirut? Un soldato
Guadagna 1500 dollari. Sono... Vengono pagati in dollari? Sì, vengono pagati in dollari, sono l'equivalente di circa 2 milioni di lire italiane. Direi una buona paga. Ma direi di sì, eccellente. I rischi? I rischi non... non sono più elevati, ci sono e cerchiamo di prendere tutte le precauzioni per ridurre al minimo indispensabile. È innegabile che la situazione qui è complicata, altrimenti non saremo qui. Dove è avvenuto, stavo dicendo, il recente attentato che è costato quante vittime esattamente ai nostri? L'attentato è accaduto su questa strada, erano una pattuglia composta da due autovetture di ricognizione come la nostra, con sei uomini di equipaggio per ogni pattuglia, quindi era un totale di 12 marò, perché erano del battaglione San Marco. Ci stiamo avvicinando al luogo dell'attacco? Ecco, guardi, siamo giunti al luogo dove è avvenuto l'attentato. La pattuglia proveniva con direzione sud, in senso inverso a quello che percorriamo noi adesso. Da dietro quel muretto hanno sparato una bomba di fucile che ha colpito la seconda autovettura della ricognizione all'altezza dello sportello destro. Esplosa. Dove sto io in questo momento? Sì, dove sta lei in questo momento. La granata è esplosa, ha sfondato lo sportello, il serbatoio del carburante. I nostri hanno risposto al fuoco, ovviamente. La prima macchina subito si è fermata. L'equipaggio è smontato e si è subito schierato a riccio a difesa della seconda colpita, dove erano rimasti feriti e hanno risposto al fuoco, certo. Ero a bordo di un aereo libanese, generale, sì. E penso che questo interessi anche gli italiani che ci ascoltano. C'erano parecchi libanesi che vivono in Italia e mi hanno detto dei nostri ragazzi cose che mi hanno toccato, mi hanno commosso. Sono veramente amati gli italiani. Sì, questo ci fa piacere, ma ci fa piacere soprattutto perché riteniamo che è un riconoscimento a quello che facciamo e a come lo facciamo. Diciamo che è il modulo italiano, fatto di, prima di tutto, efficienza e poi di umanità, di disponibilità verso ciò che gli altri pensano, di rispetto della dignità degli altri, forse perché vogliamo che sia rispettata anche la nostra dignità, il tutto permeato da questo retaggio così istintivo, inconscio di civiltà che sta dietro di noi. Non potremmo comportarci in maniera diversa, non lo facciamo apposta, voglio dire. Siamo così. Siamo così, e quindi ci fa piacere che questo sia riconosciuto e apprezzato. Sì, sì, io ero felice proprio di sentire quello che sentivo. Certo. C'erano medici che studiano nelle università italiane e tornavano a Beirut per la Pasqua, mi hanno riconosciuto, mi hanno detto... li saluti anche per noi, li ringrazio anche per grazie. Noi. Io vorrei fare, ne parlavo prima con il capitano che mi ha accompagnato in macchina
dall'aeroporto, un diario dei ragazzi in questi giorni, certo, di festa, un diario il più possibile completo. Ho detto una frase forse inesatta, un diario che vada dalla sveglia al silenzio, ma mi hanno detto qui il silenzio non suona mai. No, qui non suona mai il silenzio, non suona mai la sveglia, qui siamo a ciclo continuo. Non esiste domenica, non esiste Pasqua, non esiste Natale, noi siamo costantemente sul posto di impiego. La zona italiana è delicata perché ospita delle persone che hanno bisogno di tutto, prima di tutto della sicurezza, e quindi non possiamo allontanarci un momento. Il nostro contingente è stato il solo ad aver avuto degli attacchi e delle vittime per il momento. I francesi non ne hanno avuto, No, anzi i francesi sono stati i primi a dover subire questa azione di violenza, poi c'è stato agli americani. Noi possiamo dire che siamo stati gli ultimi, e subito dopo di noi nuovamente gli americani e poi i francesi. Certo, ha meravigliato, specialmente nei nostri riguardi, questo è quello che dicono i libanesi, per il fatto che non si può concepire un'azione di questo tipo verso dei militari che stanno svolgendo un'attività di pace, con modalità militari naturalmente, avendo tolte dalla superficie di questo nostro settore, solo da qui, per esempio, solo per fare un esempio, 9.000 ordigni inesplosi che avrebbero potuto procurare vittime. E ne hanno anche procurati.